Beh, c'è un fenomeno di trasformazione del real estate che è generato dal cambio delle tecnologie che stanno accelerando il loro ingresso nello spazio fisico, nel senso che la casa del futuro non si comprerà più in funzione dei mattoni, degli spazi o dei metri quadrati, ma si comprerà sempre di più in funzione delle attività che si svolgeranno all'interno dell'area abitativa e quindi l'aspetto funzionale, che in qualche misura è abilitato dal cambio delle tecnologie, diventa un elemento fondamentale sia nella progettazione, sia nella costruzione, sia nella fruizione. Beh, il mondo in realtà è già cambiato, non ce ne siamo accorti. Quello che sta avvenendo è che tutti i prodotti del futuro saranno in grado di parlare, di comunicare, e il grande asse del cambiamento è quello che è già avvenuto, la separazione tra il prodotto fisico e il flusso dell'informazione. Di fatto le cose e i prodotti saranno semplicemente degli abilitatori di qualità della vita che in realtà fanno parte di un altro ecosistema che in qualche misura interagirà con i singoli individui. Evidentemente questa trasformazione dell'ambiente fisico in ambiente funzionale, di fatto cambia anche le modalità di progettazione e le modalità di scelta da parte di coloro che sono coloro che compreranno uno spazio fisico sia per ragioni professionali che per ragioni abitative. Cosa si comprerà in futuro? E sta avvenendo, per esempio, negli spazi ovviamente come questo, dove stiamo, di Copernico, negli spazi di coworking. Si comprano funzioni. Si comprano funzioni che possono essere funzioni di apprendimento, funzioni di relazione, funzioni di comunicazione, funzioni di entertainment. Quindi il rapporto tra l'IoT, quindi l'internet delle cose, gli spazi e le persone, fa sì che questa filiera sta modificando i comportamenti di relazione sia nei processi di fruizione che nei processi di acquisto, facendo sì che il futuro sarà sempre più basato su una progettazione funzionale e non una progettazione basata su metri quadri o su modelli, in qualche misura, del modo vecchio con il quale si progettavano gli spazi abitativi o gli spazi professionali.